Uè, ragazzi, bentornati! Oggi mi sento in dovere di parlarvi dei Wargames. Nella Season 9, come tutti avrete notato, ovviamente l'Epic Games ha introdotto i Wargames sia a Pietralegno, sia a Montespago, sia a Vallarguta che a Tavolaccia, avevo dimenticato. In cosa consistono? Questi Wargames sono delle difese alternative nei nostri scudi antitempesta, in modo che noi potremo anche sfruttare i nostri scudi antitempesta una volta finite appunto le difese dalla 1 alla 10. Ecco, vedo molte persone essere molto scettici in base al livello degli zombie, perché ho visto persone lamentarsi dei zombie di livello alto a Pietralegno, ma il senso è proprio quello. Noi dobbiamo utilizzare anche le basi vecchie. Ovviamente se ho finito Montespago ho un certo livello, e utilizzare anche la base di Pietralegno, così come quella di Tavolaccia, e non lasciarle così sprecate. Allora, l'Epic Games ha introdotto questi Wargames, appunto, che sono una figata secondo me, raga. Si farma benissimo oro e benissimo i biglietti. Abbiamo 4 sfide giornaliere che appunto sono giornaliere, perché domani per esempio cambieranno e avremo modo di ottenere altri 400 biglietti, altri 400 di oro, che poi non sono mai solo 400, perché ogni volta che le facciamo ci dà altri biglietti come ricompensa. Come potete vedere, gioca Wargames, ogni 3 Wargames ci dà altri 100 biglietti e altri 100 di oro. Stessa cosa se invece andiamo a assistere, perciò ad aiutare qualcun altro nei suoi Wargames, e altri Wargames ogni volta che ne facciamo uno ci dà altri 25 biglietti. Insomma, comunque è un modo veramente veramente ottimo per considerare queste sfide, oltre che tutte le sfide che ci danno anche altri biglietti. Ma in questo video non affronteremo nessuna sfida. In questo video ve ne sto solamente parlando, vi sto dando solamente qualche dritta. Allora, come funzionano questi Wargames? Per quanto ho visto finora, e non parlo dei modificatori, i modificatori li vedremo tra poco, in ogni scudo antitempesta, che sia Montespago, che sia Pietralegno, che sia Tavolaccia, che sia a Vallarguta, gli zombie attaccano sempre la prima ondata lo scudo antitempesta, e attaccano dalla direzione in cui siamo sempre stati abituati ad essere attaccati. Per esempio, a Montespago ci attaccano da est, e negli altri scudi antitempesta... Sì, registrerò dopo il video e lo leggerò subito qui davanti, regia. La mia Vallarguta con la pista per overboard. Loro vi spawneranno da Vallarguta, sempre da qui ovviamente. Guardate, lo scudo antitempesta, vi dirigete verso ovest. E vi ricordate? Adesso io la costruirei così, per esempio. Velocemente ve la faccio vedere. Ci butterei tutte le gas qua sopra. Partirei a fare i muri da qui sopra, perché spawnano sotto, così non me li buttano giù. Farei i muri tutti qua, e poi andrei coi pavimenti in tutta sta zona, diciamo. Ci butterei tutte le gas e le lascerei fare a loro. E ovviamente poi estenderei fino a qui, perché come vi ho detto, gli spawn ravvicinati da lì sicuramente arriveranno fino a qui, addirittura fino a qui sopra. Raga, invece a Tavolaccia non mi ricordo dove spawnano, quindi sapete cosa facciamo? Andiamo sui Wargames e lo vediamo insieme. L'avvio e poi quitto. Adesso io do le basi per ricordarmi la prossima volta, anche se in realtà non restano le strutture, quindi no, sto facendo un'enorme cazzata. E niente, io quitto e mi sono messo da parte. Mi sono ricordato dove spawnano. Invece, raga, a Pietralegno, adesso lasciate stare quello che ho costruito io, come appunto vi dicevo, questa è una pista per overboard che utilizzavo per giocare con voi iscritti. Comunque, lo spawn di Pietralegno, a differenza dello scudo, vi dirigete verso est e dovrebbe essere qui. Adesso, per darvi la conferma, vi faccio avviare pure lo scudo qui, cioè avvio i Wargames persino qui. Allora, avvia simulazione. Non ci interessa quale, basta che ce l'avvia. Vi consiglio anche di fare il tetto per le streghe. Vabbè, ma questo poi lo vedremo tranquillamente. Se a voi piace l'idea, lo vedremo in altri video, così non vi sto ad annoiare troppo. Eccoli qua, vedete raga? Addirittura ho avviato i combattimenti ravvicinati, quindi lo spawn si è avvicinato. Sì, ho avviato i combattimenti ravvicinati. Guardate, addirittura sopra, non me lo ricordavo, ma addirittura qua sopra, quindi va strutturata veramente bene. Guardate lo spawn come vicino. Io tutto quello che faccio ora, poi vedrete che non resta, quindi voi potete fare benissimo tutto ciò che volete. Appena rientrate sarà tutto ripristinato. Comunque, se sono da solo, il livello dei mob qua a Pietralegno è al 121. Io ovviamente non pretendo di farla così, raga, adesso quitto. Però almeno ho un'idea di dove arrivano, no? So come buildare. Cioè, farò il passaggio semplicemente bello indietro e poi mi avvicinerò un pochino più avanti e butterò un po' di gas sempre anche lì avanti. Ecco, come dicevo, una volta costruito il nostro passaggio, io vi consiglio di farlo
il quanto più necessario possibile, cioè sprecate le trappole che avete, raga, perché tanto han detto che rimarranno, la durevolezza comunque si riazzera. Però dovete fare una cosa importantissima. Mi raccomando, se io in questo momento vado a mettere delle trappole e poi avvio il mio Wargames, le trappole che sto mettendo adesso non me le va a salvare. Quindi io, per costruire un passaggio e far sì che mi rimanga salvato, devo costruire il passaggio, potenziarlo ovviamente se voglio potenziarlo, uscire dalla partita e poi rientrare nello scudo e così avviare il Wargames. Perché tutto ciò che facciamo dal momento in cui noi avviamo il Wargames, tutto ciò che costruiamo, tutte le trappole che mettiamo, tutto quello che facciamo, non verrà salvato nel nostro scudo antitempesta. Perché hanno fatto questo? Per cercare di motivare anche la gente che non ha ovviamente finito gli scudi a giocare Wargames. Raga, non abbiate paura a mettere i permessi quando affrontate i Wargames anche in pubblica, perché le persone che entrano possono benissimo, cioè, anche se ti cambiano il pavimento, ti distruggono, ti griffano tutta la base, appena rientrate la volta dopo la base è salvata come siete entrati prima di iniziare Wargames, per intenderci, no? Spero di essere stato abbastanza chiaro. Ma adesso andiamo a vedere un attimo le sfide. Comunque è un'ottima modalità per farmare appunto l'oro e i biglietti, come vi dicevo. Addirittura noi possiamo prepararci le difese su tutti gli amplificatori. E la cosa è un po' buggata, perché ora ad alcuni non si resetta la durevolezza delle trappole, quindi le stanno mettendo e le stanno un po' sprecando, diciamo. Anche se poi non è vero che le sprechiamo, perché comunque le utilizziamo, è solo un'introduzione nuova che appunto sarebbe meglio sfruttare. Però hanno detto che risolveranno questo bug il quanto più prima possibile, no? Adesso io, sì, vi ho portati qua a Montespago, però mi piacerebbe fare una serie per Pietralegno, cioè una puntata per Pietralegno, una per Tavolaccia, una per Vallarguta e una per Montespago. Così vediamo un attimo come è meglio difendere tutti gli scudi antitempesta. Ecco raga, ho bisogno del vostro aiuto per capirlo, perché non vorrei tirare giù la mia pista per Overboard a Vallarguta inutilmente. Quindi mi piacerebbe tanto sapere la vostra. Wargames personalizzati, così ci dà modo di vederle tutte. Allora, abbiamo simulazione negato, delle anomalie compaiono in modo casuale infliggendo danni agli eroi. Niente di complicato, sono semplicemente delle anomalie come in Consegna la bomba che ci infliggono un po' di danno. Fatto a pezzi, un tornado fa a pezzi il tuo forte e lancia in aria, e nemici ed eroi. Questo è leggermente fastidioso, semplicemente perché molte volte ci troviamo zombie in aria o ci troviamo viceversa noi in aria. E dove passa il tornado fa danno anche alle strutture, quindi ogni tanto ci tocca passare lì sopra appunto e riparare appunto la struttura. Zone di sicurezza. Con lo scudo antitempesta abbassato dovrai fare affidamento su scudi antitempesta più piccoli. Questa è in assoluto quella che ho trovato più difficile affrontare per ora. Non tanto difficile a livelli bassi quanto più a livelli alti. Se mi trovavo in lobby con 4 persone del mio stesso livello e allora gli zombie mi spawnavano di livello alto e avevo zone di sicurezza dove non potevo costruire, i proprietari non mi davano i permessi, potevo solo difendere con magari il ninja contro gli zombie al 171, non mi trovavo benissimo, eh. Quindi raga, per zone di sicurezza, magari poi se ci mettono anche la combinazione con la sfida che non possiamo costruire, credetemi che è un delirio, conviene che il proprietario dello scudo abbia costruito tutto e tutto perfettamente, in modo che funzioni tutto fino alla fine. Sono le combinazioni le cose importanti, esatto, non è tanto il modificatore in sé, sono sempre le combinazioni di due, perché funzionano un po' come funzionano i mini boss, no? Se ci avete fatto caso, i mini boss funzionano un po' a combinazione anche loro. Poi abbiamo punti caldi, le fenditure vulcaniche emergono dal terreno, qui niente di eccezionale, fanno fuori le strutture che sono sul pavimento, ci fanno un po' di danno e fanno danno sempre anche agli zombie, come sempre. Negato, delle anomalie compaiono in modo casuale infliggendo danni agli eroi. Ok, le abbiamo già lette tutte. Come avete visto non sono tantissime le simulazioni per ora, però non sono finite qui, perché la Epic ha detto che ne aggiungeranno. Ovviamente col tempo continueranno ad aggiungere modalità. Ma andiamo a leggere le sfide. La prima sfida è combattimenti ravvicinati. I nemici vengono generati molto più vicino alla tua base. Anche questo molto fastidioso se per esempio abbiamo costruito 1000 passaggi tutti fatti bene. Certo, quando spawnano gli zombie ci buttano giù i passaggi, non vi preoccupate perché tanto appena rientrate vi si ripristina appunto lo scudo antitempesta. Quindi non è tanto quello il problema, quanto più appunto il fatto che spawnano più vicini. Quindi non solo dovremmo fare i passaggi indietro per gli spawn normali, ma continuarli a estenderli anche per questa modalità. Certo, se uno fa questi wargames con un livello basso, con un livello 30, allora fa scendere la potenza degli zombie, sono d'accordo, non serve. Ma se ci mettiamo alla prova e vogliamo farlo a livelli altissimi, in un team di 4 persone, combattimenti ravvicinati, raga, bisogna costruire i passaggi sempre allungandoli appunto perché si avvicinano.
Sciame d'abietti è in assoluto la mia preferita per ora. Compaiono solo abietti di base, ma con un livello di potenza molto maggiore. Raga, è spettacolare perché fanno tutte le trappole. Vedete mille abietti potentissimi che vengono sciolti dalle gas, per esempio. Oppure potete farveli voi benissimo con i lanciarazzi. Insomma, potete anche gestirvela con le armi se siete organizzati con le risorse, eccetera, eccetera. Io tiro fuori il discorso dei tunnel perché mi sembra appropriato utilizzarli in questo caso. Nebbia in movimento. Una spessa nebbia ostruisce le tue linee di visione e la tua minimappa. Questa nebbia in movimento, raga, vi sembrerà una cosa da poco, ma a me è piaciuta tantissimo. Non tanto per la modalità, perché alla fine sì, c'è solo una nebbia che non ci fa vedere bene in giro gli zombie e la mappa. Però guardatela dal lato thriller, cioè secondo me questa idea potrebbero prenderla e fare una missione dove c'è solo nebbia, dove noi entriamo, dobbiamo, che ne so, scappare dagli smasher, non abbiamo armi e non dobbiamo morire, no? Potrebbe essere un'idea veramente carina. L'effetto sorpresa, la simulazione cambia con la seconda ondata. Questo è un effetto, come appunto dice il nome, è una sorpresa. Quindi alla prima ondata magari avremo lo sciame di abietti, alla seconda avremo la nebbia, che ne so, potrebbe essere così. Zona anticostruzione, anche questa è molto fastidiosa, il nome già vi ha fatto capire tutto. Nessuna costruzione, nessuna riparazione e nessun piccone. Conviene che se ci uniamo a caso al proprietario, spero sempre che abbia costruito benissimo la base. In quel caso, se non ha costruito la base, spero che sia di livello basso, così non mi devo affaticare troppo per appunto finire l'obiettivo. Esplosivi pesanti. Gli abietti esplodono quando vengono eliminati, un po' come la morte esplosiva. Quindi ci fanno saltare in aria un po' i passaggi, quindi ci toccherà entrare magari con un costruttore che ci potenzia le mura in modo che i passaggi saltino in aria molto meno facilmente e gestircela così. In trappola, nessuna trappola, zero. In questo caso tutte le trappole nella mappa scompaiono. Io mi ricordo che l'ho provata e tutte le trappole che ci sono vengono azzerate, cioè non ci sono proprio più. Sui muri le trappole scompaiono. Sembrerà semplice, quindi per questa sfida io vi consiglio sempre di affrontarla con un nemico, con un amico di livello basso, o piuttosto organizzarvi se siete di livello alto. A tempo pieno, nessun trucco tempo, zero. Perché? Perché non ve ne ho ancora parlato di questo. Mentre noi affrontiamo le sfide Wargames, è possibile che in giro per la mappa spawnino appunto degli orologi, un po' come se fossero dei minigiochi, no? Questi orologi, quando noi li prendiamo, fanno sì che il countdown della difesa, appunto, magari siamo a 7 minuti, ci scenda di 15 secondi. Non è tanto, ma compaiono tanti tanti orologi. È possibile far scendere fino a 2 minuti, secondo me anche 2 minuti e mezzo, la durata della difesa, il che è molto utile, è anche un po' differente dal solito, no? Così se non sei AFK ma stai semplicemente giocando, puoi semplicemente col ninja, perché molte volte, raga, sì, ve li mettono in aria e magari non hai permessi, non puoi arrivarci all'orologio. Perciò col ninja fai il doppio salto e ti pigli pure il tempo. Dopo esplosivi, dopo a tempo pieno abbiamo giochi mentali. I nemici che hanno subito danni vanno eliminati definitivamente con un colpo alla testa. Anche questo sarà molto molto interessante secondo me, perché tutti i nemici saranno one shot e dovremmo tirar fuori un mitra e tritarli tutti con i colpi in testa, raga. Sarà differente dai soliti modi in cui siamo abituati a giocare? Eh sì, sarà molto molto differente. E questi erano i wargames personalizzati aggiunti finora. Vi ricordo che potete o avviarlo nel vostro scudo o potete benissimo partecipare nello scudo di qualcun altro. Non ci sono sfide che impongono di farlo nella nostra e non ci sono sfide che impongono di farlo negli altri. Potete benissimo scegliere voi e accumulare appunto oro, biglietti, visto che le ricompense sono quelle. Io spero di essere stato il quanto più chiaro possibile, raga. Vi ricordo che mi piacerebbe portare appunto un episodio su ogni scudo antitempesta, su come è meglio difendersi, come è meglio prepararsi per i wargames. Ovviamente io vi farò vedere come meglio trappolare, come meglio mettere i muri, eccetera eccetera, ma vi spiegherò anche nel frattempo perché appunto ci sono gli spawn ravvicinati, ci sono le morti esplosive, quindi va escogitato bene. Io sono pronto a fare anche questa serie per voi, dovete solo farmelo capire se vi piacerebbe farlo. Se vi state chiedendo com'è possibile lasciare questi fallo così, basta che li mettete quittate dalla partita. Io spero di non avervi annoiato troppo con il video di oggi, come al solito spero che vi sia stato abbastanza utile. Noi ci vediamo sempre con il video di domani. Mi raccomando, raga, lasciatemi solo un bel like. Bella bella!